Ma io volevo fare qualcosa più legato al mio personaggio, tipo che non bisogna mai rinunciare ai propri sogni. Senti, esiste un carattere molto semplice che unisce cuore e coltello. Ah, mi ispira, sì. Non è male. No, no. Sarebbe conservare segretamente. A casa quello che mi ha detto, tra virgolette, Baricco, no? La vita è inizialmente come se fosse una scatola vuota, siamo noi che la riempiamo in qualche modo e siamo noi che diamo le nostre spiegazioni a ciò che ci accade. Diciamo che sono il lettore che entra dentro il testo, che non lo legge ma lo interpreta, che con il cuore e cerca di tirarne fuori le proprie emozioni. Devo andare veloce e poi lenta. Vedrai, l'inchiostro ti dirà, vediamo cosa fa, vediamo cosa fa. Creato una spiritualità all'interno di me stessa molto più profonda. Il vento da nord sempre come soffia. A ben vedere, immobile, persone come gesto di un rito. State cercando qualcosa? No, sto lavorando. Faccio delle ricerche, sapete, delle ricerche. Andava e sapeva dove andare. Non importava quanto tempo ci sarebbe voluto. Voleva quelle storie e le avrebbe avute. Non ci sono colpevoli, innocenti, condannati o salvati. C'è solo il mare. Ogni cosa diventa mare. Vi aspettiamo tutti, numerosi, giovedì 19 giugno alle ore 21. Teatro Reno.